Ciao, oggi mi trovo a casa della mia mamma, sono Cristina di Basta Muffa e ho notato che anche lei purtroppo ha un problema di muffa. Quindi mi sono dovuta mettere subito all'opera per evitare che questa muffa, lei effettivamente non ne ha tantissima, durante l'inverno proliferasse e quindi comunque diventasse una cosa ingestibile. Quindi adesso ti mostro l'angolino che dovrò andare a trattare perché ormai sono diventata io quella che in famiglia si diletta a fare queste cose, visto che già sono capitata anche da mio fratello. Lui aveva un problema nel bagno e gliel'ho risolto con il nostro igienizzante in crema. Quindi in questo caso ieri sera ho passato l'igienizzante liquido sulla parte da trattare, quindi comunque lui ha asciugato tutta notte, è penetrato nel muro e quindi ha ucciso le spore della muffa. E oggi andrò a passare l'igienizzante in crema, che è quello che porterà il muro a bianco e mi permetterà poi, una volta che andrò a pitturare, di non preoccuparmi del puntino nero che magari si potrebbe vedere. Eccoci qua. Praticamente lì in alto è l'angolo coinvolto che rimane esposto diciamo alle intemperie e probabilmente anche per causa del condizionatore che ha messo, diciamo che si è creata questa muffa. Quindi, come dicevo, ieri ho passato l'igienizzante liquido e oggi che è asciutto il muro, passerò l'igienizzante in crema. Questo cosa comporta? Comporta che riporto il muro bianco, quindi lo sbianco, perché poi appunto avverrà la fase di pittura. Quindi riporto il muro bianco e igienizzo allo stesso tempo. Quindi ti aspetto con i prossimi filmati che seguiranno per poi vedere come avrò fatto il lavoro, così poi magari potrai anche valutarlo. Ciao e grazie. Ciao!